faccio questo mestiere dal primo di ottobre del 1980, quindi 37 anni, 37 natali. Una volta questa attività ce l'aveva già mio suocero, faceva prima 100 torte alla settimana di due qualità, e adesso invece ne facciamo 100 di 100 qualità. La gente è più esigente, vede le cose anche su internet e ha più richieste e ha più, come dire, ha più ricerca, più cose. Qual è l'ingrediente principale di questa professione? L'amore, perché se non c'è l'amore non riesce niente. L'amore di sicuro. Mazza. Età? 39 anni. Da quanti anni fai questo mestiere? Da sempre, è l'unico che ho fatto. Com'è cambiato il lavoro in questi anni? Si è evoluto tantissimo, cambiando le materie prime e i tempi di lavorazione. Cosa si sentirebbe di dire a un ragazzo o una ragazza che vuole fare questa professione? Di non smettere mai di studiare e di conoscere a fondo la materia con cui sta lavorando. Quante ore dedica ogni giorno alla professione? Quello è necessario, dalle 4 alle 5 alle 12 ore. Perché ha scelto di svolgere questa professione? È una professione che ci tramandiamo di famiglia, dai miei nonni, i miei zii, mio papà, io, i miei cugini, una professione in cui sono nato dentro. Grazie. Prego. Mi chiamo Pecchio Samuele, ho 17 anni e ho svolto lo stage presso la pasticceria Raspino, che si trova a Torino, durante la quale ho imparato a fare soprattutto i panettoni e i pandori, perché era il periodo natalizio. Ho imparato anche a farcire i tartufi e a rivolgermi con la clientela. Mi hanno insegnato nuove tecniche. Simba, ho 17 anni e lo stage l'ho fatto da pasticceria Mazza a Torino. Ho imparato a fare i panettoni, i pandori, i cannoli siciliani e ho imparato nuove tecniche per i limitati. Sono Matteo D'Ambrosio, ho 19 anni e ho lavorato nella pasticceria Capello durante il mio stage formativo. Ho imparato davvero tante cose, di cui soprattutto ho migliorato la mia tecnica nella preparazione delle basi di pasticceria e poi ho imparato a fare cose come gelati, torte di compleanno e cioccolateria. Mi chiamo Ilaria Tasso, ho 18 anni, ho lavorato alla trattoria piemontese, mi sono specializzata nella cucina piemontese, soprattutto nella bagna cauda, nel fritto misto piemontese e queste cose. Qui potete vedere il preside signora Pisarda con i professionisti Andrea Perino, panificatore, Valeria Tamagnone, responsabile laboratorio analisi di un mulino, tra cui ex allieva di questa scuola, Elena Cibotaru, ex allieva e pasticcera, Dino Carrozzo, mastro cioccolatiere, Claudio Bastianini, agronomo, e al nostro coach, professor Zuffellato, che ci ha seguito come tutor interno per tutta l'attività. Questi interverranno per spiegare le caratteristiche principali delle loro professioni. Potete vedere il pubblico formato dalle classi terze della nostra scuola e dal rappresentante della scuola di amministrazione aziendale, che abbiamo invitato per il convegno e che abbiamo fatto partecipare con il CAUT per vincere la degustazione guidata creata da noi. Per vincere dovevano rispondere ad alcune domande con il telefono, che si trasformava in una pulsantiera. Questi sono alcuni dei selfie del concorso Pan Selfie che abbiamo creato per preparare ai ragazzi il convegno.
Il requisito principale di questo concorso era creare qualcosa di originale realizzato nei nostri laboratori di panificazione. In questo momento la tensione era alta, lo stress si faceva sentire nelle nostre cucine per la paura di non riuscire a preparare tutto nei tempi. Nelle immagini vengono mostrate alcune preparazioni che abbiamo preparato, come la pizza e i grissini. Dopo esserci rilassati per qualche secondo, durante l'allestimento del buffet, abbiamo concluso alla fine il tutto trionfanti, rispettando i limiti e ricevendo anche dei complimenti per il lavoro svolto.